Un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, martedì 11 dicembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola "Lo spread vola, Monti, niente drammi". Sulla destra, notizia dedicata alla Piana, 8 cacciatori aggrediti e rapinati del fucile. Fotonotizia a centro pagina, Sinopoli, 17enne pestato per un pacco di sigarette. In quattro finiscono agli arresti. Palmi, prete e suora condannati per falsa testimonianza. Ed andiamo ad approfondire proprio tutte le notizie che riguardano la piana di Gioia Tauro. Lo facciamo andando a pagina 24. Sinopoli, 4 in manette con l'accusa di tentato omicidio. Alla base della brutale aggressione avvenuta a Santofemia, l'aiuto negato dalla vittima a un uomo in difficoltà davanti a un distributore automatico di sigarette. Pagina 32. Polistena, il commosso ricordo di Vincenzo Valerioti. A giudizio 11 persone. Ricordo appunto oggi con Don Pino De Masi. Polistena, Natale dolce e amaro per i lavoratori che svolgeranno un tirocinio formativo. Nel 2013 oltre 800 persone non avranno più nulla dalla regione. Grazie all'impegno della provincia percepiranno 3 mensilità arretrate. Torrenova, la perdita del dottor Mallamace lascia 2 comunità più povere. Il ricordo dei sindaci del PD e del garante dei minori. Oggi pomeriggio alle 15 i funerali in duomo del medico deceduto domenica in un incidente sull'autostrada. Gioia Tauro, la CGIL si appella alle forze politiche, cassa integrazione e mobilità. La protesta giovedì incatenati per lo svincolo a Santofemia da Spromonte. Rosarno, la giunta tra deleghe e mugugni, il cerchio però non è ancora chiuso. A Calarco la delega ai servizi sociali, a Bonelli anche l'istruzione. Cimato lamenta il mancato coinvolgimento nell'esecutivo e nelle trattative. Cinque frondi, comunità montana divise su dipendenti e consiglio, niente revisore. E a Palmi il piano strutturale, buccia di banana per l'amministrazione. Questa è l'interrogazione del centro-sinistra. Palmi, falsa testimonianza, parroco e suora condannati. Una vicenda legata alle violenze subite dalla giovane di San Martino. Candido, il vescovo porterà un nuovo parroco e alcune brevi di cronaca. Melicucco, fucilate contro 2 negozi. A Gioia, colpi di pistola contro la saracinesca di un garage nel quartiere Eranova. Passiamo al quotidiano della Calabria. Lavoratori, la rabbia in piazza. Gli oltre 5.000 LSU delle PU chiedono la stabilizzazione. E gli operai delle municipalizzate invece il salario. Fu pestato per un pacco di sigarette. Palmi, 4 arresti per l'aggressione a un minore. Bugie a difesa di stupratori, condannati prete e suora. Un anno al parroco di Polistena e a Suor Mimma Rizzo per le dichiarazioni al processo sulle violenze a Maria Scarfò. E approfondiamo tutte queste notizie. Cominciamo da pagina 12. Minore pestato per una sigaretta. La procura di Palmi fa luce sul tentato omicidio di un ragazzo. 4 gli arresti. Il 17enne di Sinopoli si rifiutò di aiutare un pregiudicato a prelevare un pacchetto da un distributore. Sacerdote e suore condannati per falsa testimonianza al processo per il caso Scarfò. E questa notizia viene approfondita ulteriormente nelle pagine dedicate alla piana. Falsi per difendere gli stupratori, scusate, condannati a un anno di reclusione il parroco Don Antonio Scorto di Polistena e Suor Mimma Rizzo. La sentenza dopo le dichiarazioni al processo sulle violenze a Maria Scarfò.
Piana, stillicidio di rapine e danni di cacciatori per rubare armi da fuoco. E a Cittanova, oggi la passeggiata anti-racket. A Cittanova, appunto, l'iniziativa organizzata dalla FAI per il consumo critico. Notte di intimidazione in diversi paesi della Piana, ora è allarme. Gioia Tauro, tutti a sostegno della casa, continua l'impegno del comitato in difesa dell'edificio storico, una struttura degli anni 30 che ospita i volontari della parrocchia. Si parla dell'edificio che ospitava in passato a Gioia Tauro la casa del contadino. Lottava per il suo reparto, lo sgomento all'ospedale di Polistena dove Walter Mallamace era primario. Carolina Miele dice: era un bravo medico e sperava nella riapertura. Il PDC propone Fazio di assessore, parliamo appunto della crisi in giunta a Rosarno. E a Torrenova una comunità in lutto per il suo medico, un uomo mite che era stato consigliere e assessore comunale. Parliamo ancora del dottor Walter Mallamace, i cui funerali sono fissati per oggi alle 15. Galatro, il PD sappia coinvolgere la propria base anche per le candidature, questo è l'invito del segretario Sapioli. E a Cinque Frondi, comunità montana ancora senza revisione dei conti e si agita il boicottaggio da parte dei dipendenti. Passiamo alle pagine di Calabria. Ora, titolo principale: lo pago io il bus a Francesco, indignazione e solidarietà per lo scolaro cacciato perché il papà non aveva i soldi per la retta. Accoltellato per un pacchetto di sigarette, questa è la notizia che abbiamo già letto anche sugli altri giornali. Accoltellato per le sigarette, quattro persone in carcere, sono accusate di tentato omicidio nei confronti di un 17enne. L'episodio, ad agosto scorso, la vittima era stata anche pestata a sangue. All'origine ci sarebbe un banale diverbio avvenuto pochi giorni prima. Comunità montana ancora allo sbando tra farsa e polemiche. Cinque Frondi, primo consiglio dopo un anno, ma seduta rinviata per l'assenza di Masso. Ammortizzatori sociali, la CGIL chiede più fondi. Vertenza Copmar, no dell'authority al rientro. Riparte la protesta. Prete e suore hanno detto il falso. Palmi, condannati ad un anno nel processo contro gli aguzzini di Maria Scarfò. Un anno all'ex parroco di San Martino, Don Antonio Scordo, e alla suora Rizzo. Furto d'armi a Consulete e Seminara, cacciatori derubati di 8 fucili. PSC, adesso il comune licenzia la ditta Iris che ha tardato. L'ente rescinde, ma da Bologna 15 mesi fa avevano chiesto documenti mai spediti. Ovviamente siamo a Palmi. A Palmi la protesta, scuole senza termosifoni e i genitori vanno dal sindaco. Barone ha rinviato l'incontro a venerdì prossimo. L'ente dona un bene confiscato, l'Avis ora ha una nuova sede, gioia, soddisfazione dell'associazione e del primo cittadino. Artigiani in mostra all'evento di Sichea. Musica entra a scuola, l'orchestra di fiati chiuderà l'evento alla Lamezia Terme. E infine a Rosarno, diari di mio padre, la guerra vista con gli occhi di un san ferdinandese. Corigliano ha presentato l'opera, edita da Pellegrini, ai Caffè Letterari. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piena Stampa torna domattina alle 8:30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.